Ma vedrò oggi in allenamento, però sicuramente a metà campo non avrò molti cambi. Anzi, rispetto a Catania, perdiamo due giocatori che sono Ambrosini e Van Bommel. Dovremmo recuperare Flamini, che è l'unico degli infortunati che domani sarà a disposizione. No, perché la Lazio sta facendo ottime cose, e ha ottimi giocatori, oltre che ha un ottimo collettivo. Bisognerà stare molto attenti per noi, come per noi, come tutte le altre squadre, ma siamo in un momento del campionato troppo importante per lasciare dei punti per strada. E poi l'obiettivo è questo, sono gli 80 punti e per farli bisogna vincere 11 partite. Ma sicuramente la Lazio è una squadra di grandi valori tecnici. Domani, soprattutto se rientrerà Hernandez, Mauri stesso, cosa che davanti, anche se giovane, sta facendo molto bene. Ledesma, lo stesso Matusalem, Brocchi, di dietro hanno una buona difesa, una squadra molto organizzata. Sono molto bravi nelle ripartenze. E quindi bisognerà fare una partita di grande attenzione, anche perché per noi credo che sia la quinta o la sesta partita che giochiamo ogni 3 giorni, e soprattutto veniamo da una partita dove abbiamo giocato un tempo in 10. Quindi ci vorrà molta testa, ci vorrà molto spirito di sacrificio, perché credo Catania, Lazio e Genova sia un trittico di partite molto importante per il campionato. Visto come stanno andando le cose, un giocatore come Legrottare sicuramente ci farà comodo e ci darà una mano. Oggi farà allenamento con noi, credo domani che sia a disposizione. Io do il voto al mercato del Milan, al mercato dell'Inter non mi interessa. Il voto al mercato del Milan non do 10 perché la perfezione non mi piace. Però il Milan ha fatto un mercato da 9. Nel calcio non si può dire mai l'ultima. Io credo che la Juventus ha 12 punti in ritardo rispetto a noi e ha tempo per riprendersi. È normale che davanti alla Juventus ci sono tante squadre e quindi sicuramente è più difficile. Però sicuramente la Juventus lotterà perlomeno per entrare nei primi 4 posti per la Champions.